ogni modo, adesso finiamo con le curiosità come questa, diciamo, e andiamo a un argomento che senz'altro è un argomento di peso, di sostanza, di quelli poco trattati per solito, e che invece oggi apre la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Si dice appunto che bisogna proteggerci dalle eccessive pretese del fisco, si parla a volte, ed è ritornato un po' così sotto traccia, ma ultimamente in auge il tema della diminuzione delle tasse. Il problema è dove vanno a finire queste tasse. Ne abbiamo parlato più volte, colonne audio, mettiamola così, ne abbiamo parlato più volte in Onda Libera, e da questo punto di vista è duplicemente apprezzabile l'iniziativa del Sole 24 Ore di tornare a riflettere in maniera molto empirica, cioè basandosi sui numeri, di questa questione, cioè di come viene ridistribuita la cassa centrale dello Stato italiano e di dove vanno a finire le risorse, e soprattutto di quali squilibri certi dati possano segnalare in maniera indiscutibile. In soldoni, che fa oggi il Sole 24 Ore? Si mette a paragonare, diciamo così, i numeri ufficiali con quelli, per esempio, delle dichiarazioni dei redditi, con i consumi. E ne salta fuori che il 20% dei redditi è sommerso, è nero, e che in media in Italia si spende più di quanto si dichiara al fisco, con differenze fortissime fra le diverse aree dell'Italia medesima. Il record va alla Calabria, dove i consumi superano i guadagni della metà. Sintesi in prima pagina è questa: l'italiano medio dichiara al fisco 100, ma spende 120. Calcolando il reddito effettivamente disponibile dopo avere pagato le tasse, il divario con i consumi sale al 50%. La forbice, la differenza fra le disponibilità reali e quelle dichiarate al fisco, non è uguale in tutta Italia. In Calabria i consumi superano il reddito imponibile, cioè dichiarato al fisco, del 50%, cioè si spende il 50% in più di quel che si dichiara al fisco. In Sicilia la forbice è al 38,6%, mentre in Lombardia la distanza si riduce al 5,8%, anche in virtù di dal punto di vista dei numeri sono inferiori a quelli di altre regioni molto più capaci, diciamo, di imboscare capitali, però è supponibile che, tolti i lavoratori dipendenti, specialmente privati, che comunque non possono sfuggire, è supponibile che questo 5,8% in più, la forbice lombarda, diciamo così, fra consumi e reddito imponibile, cioè in Lombardia si consuma il 5,8% in più di quel che si dichiara, sia dovuta alla capacità di alcuni di imboscare, appunto, di nascondere i propri introiti e di non farci passare sopra la mannaia del fisco, che su altri cala inevitabilmente e in maniera indiscutibile. Non ci si può scappare. Il grado di fedeltà fiscale comunque varia molto, dalla Calabria, dove è minimo, alla Sicilia, dove pure è molto basso, fino alla Lombardia, dove tutto sommato siamo in media. La Lombardia è la regione più virtuosa da questo punto di vista. Il grado di fedeltà fiscale nelle varie regioni emerge dal confronto fra i dati sui consumi degli italiani rilevati dal Ministero dell'Economia e quelli invece contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008. L'equazione fra spese e redditi dichiarati non è sempre automatica, perché ad esempio per comprare casa si ricorre ai risparmi e si fanno debiti. Ma il problema resta evidente. Ci sono 146 miliardi di euro di distanza fra consumi e dichiarazioni. Equivalgono, non a caso, al totale del nero registrato nelle stime periodiche sull'evasione. Poi ci aggiungiamo, come dice la Corte dei Conti, 60 miliardi per corruzione pura e semplice, e abbiamo 200 e passa miliardi di euro che ogni anno vengono occultati oppure sono frutto di malversazione e mala gestione della cosa pubblica, come nel caso della corruzione. Contro questa cifra di evasione, in sostanza 146 miliardi, la distanza fra consumi e dichiarazioni dei redditi, la Guardia di Finanza ora ridefinisce il piano di controlli per centrare gli obiettivi 2009. Il redditometro torna in prima fila. Quattro numeri sono ancora presenti in prima pagina, poi vediamo nel dettaglio gli articoli, ma anche un commento assai interessante firmato su questa questione per il Sole 24 Ore da Carlo Trigilia. I numeri sono questi: 19% è la media nazionale
Che cosa significa? La quota di consumi che eccede il reddito, cioè mediamente in Italia l'italiano medio dichiara al fisco 100 ma spende 119, quasi 120. La Lombardia è la regione con il divario più basso, il lombardo dichiara 100 e spende 105,8, ha il record positivo dello scostamento più basso fra quello che si consuma e quello che si dichiara al fisco, ovvero la fedeltà fiscale del lombardo è massima, peraltro obbligata in moltissimi casi, come molti sanno, e non solo del lombardo ma anche del piemontese o dell'emiliano o del veneto. Ad ogni modo, l'ultima classificata invece, la regione più infedele al fisco, è la Calabria, dove si registra la differenza più ampia fra i consumi e i redditi. Il calabrese consuma il 48% in più, dichiara 100 e consuma 148, è la percentuale, il 48% che di scostamento massimo fra quello che si consuma e quel che si guadagna. Il valore del sommerso, stimato in questo modo, è di 146 miliardi di euro annui. La spesa per consumi non coperta dal reddito, cioè 280.000-290.000 miliardi delle vecchie lirucce. I costi di questa società parallela, e qui torniamo al punto, come vengono ridistribuiti i quattrini e come vengono elusi, evasi, messi da parte invece alla grande in certe altre regioni, si deduce subito dalle prime righe del commento di Carlo Trigilio, che dopo la pubblicità leggeremo. Ovvero, se si gira per il centro di Palermo o di altre grandi città meridionali, si resta colpiti dai livelli di consumo: negozi di lusso, auto di grossa cilindrata, locali alla moda. Bene, intanto andiamo al commento allora di Carlo Trigilio e poi vediamo i dati. In questo caso facciamo l'operazione inversa, perché comunque i dati li abbiamo già sommariamente riassunti. E la questione è questa: i costi della società parallela, è il titolo del pezzo, perché dal dato nudo e crudo, cioè zone d'Italia dove si consuma molto più di quello che si dichiara e si formalmente si guadagna, perché c'è il nero, c'è il sommerso ovviamente e c'è la criminalità. Tutti questi temi li tocca di Trigilia nel suo commento. Naturalmente poi c'è anche la questione all'inverso: non solo in certe zone si sottrae al fisco, ma si ricevono anche una barca di quattrini, perché la spesa pubblica si indirizza proprio lì. Quindi duplice danno per gli altri cittadini delle altre parti del paese, che pagano di più alla fonte e poi per di più non si vedono neanche tornare indietro i loro soldi, e la spesa pubblica si indirizza altrove, cioè nel paese dei furbi, nelle zone più furbe d'Italia, che non solo non pagano all'origine ma si vedono poi restituire indietro i soldi pagati dagli altri, fondamentalmente. E dunque, se si gira per il centro di Palermo o di altre grandi città meridionali, scrive Carlo Trigilia nel commento sul Sole 24 Ore di oggi all'inchiesta sul sommerso, si resta colpiti dai livelli di consumo: auto di grossa cilindrata, locali alla moda e negozi di lusso. Con le debite differenze, spesso la stessa sensazione può cogliere chi si trova a passeggiare anche per i centri minori del meridione. Forte appare il contrasto fra la ricchezza privata e la povertà di servizi pubblici e attrezzature collettive. Naturalmente ciò non vuol dire che non esistano situazioni di disagio economico-sociale, specie nelle periferie delle grandi città, ma nel complesso risulta difficile conciliare queste immagini quotidiane con i dati che ci vengono dalle statistiche sui redditi dichiarati al fisco. Come si può spiegare questo contrasto? Il confronto fra i redditi dichiarati e i consumi per abitante, proposto oggi dal Sole 24 Ore, conferma che non